Comprarlo, Francia. Barbara, ti posso dire una cosa? Sì, amore, ci mancherebbe, perché non ti faccio più parlare. Certo, amore mio, dimmi, che cosa vuoi dire? Piano con amore mio. Ma tu non hai nemmeno un euro. Un euro, esatto, che devi fare? Devi fare il caffè? Ma non un euro, volevo dire un euro, cioè nel senso, hai qualche euro, hai qualche conto corrente in banca, c'hai i soldi alla banca, come campi? Vabbè, è chiaro che un conto corrente ce l'ho, se no, mo è veramente che come faccio a campare? È normale. Come fai a campare? Alle spalle mie, Barbara. E vabbè, e vai avanti che ti seguo, che voglio entrare in questo negozio a vedere qualcosa. Sì, a vedere o a comprare. Vabbè, perché fa differenza? Andiamo. Non credo proprio. Non tira. Buongiorno. 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 Senta, possiamo dare un'occhiata in giro? Sì, sì, prego, prego. Grazie. Sì. Non tira. Ma tu quanta roba bella, Francesca! Ma tu che bello! Tanto tu da pagaci! Bello! Buongiorno! Salve, buongiorno! In che cosa posso servirvi? Per me un caffè. Come un caffè? E mica stiamo in un bar. E lei ha detto in che cosa posso servirvi? No, lo scusi, lì va sempre di scherzare. Gentilmente, ci farebbe vedere un corredo? Un corredo per voi? No, per lei. Come per me? Io sono già a casa. No, per lei. Ah, per lei. Sì, sì, certo. Vabbè, per me, per noi, dipende, insomma. Da che cosa vogliamo partire? E dalla stazione di Taranto. La vuoi smettere? Senta, qualcosa sul beige. Sul beige, prego. Sì, allora, seguitemi, accomodatevi. Barbara, il corredo a te serve. Vabbè, ma sei tu che devi pagare, sbrigati! E vabbè, non spingere! E Francesco va a pagare! Oh, Barbara! Salve, sono Tomo! E sembra queste cose, pensi? Non è che le pensi, visto che tu non me le fai toccare, almeno tocco questi. Tu fammi toccare! E fammi toccare! Maledetto a te. È sempre così. Tu ridi! Eh sì, è certo, è logico! Come piango! E allora, c'è qualcosa che vi è piaciuto? Ah, guardi, di tutto, veramente, complimenti, tutta roba bellissima. Comunque, d'altronde siamo un'azienda che da più di 50 anni tratta i migliori marchi e le migliori qualità. Ah, ma si vede, si vede. Sì, si vede, si vede. E comunque cosa avete scelto? Allora, mi servono 4 cuscini di quelli che mi ha mostrato, tipo jeans. Ok. Che quelli proprio, sì, nella camera mia vanno a piccione. Ah? A piccione. Detto questo, gli abbinerei con le tende rosse che mi ha mostrato di là. Quelle a quadretti. Quelle a quadretti, perché proprio col jeans stanno una meraviglia, una favola. Allora, detto questo, poi mi servirebbero, mettiamo 5 strofinacci da cucina, di quelli che mi ha mostrato, il terzo tipo che mi ha mostrato però, sì, quelli color beige. Ah, vabbè. Poi ci serve giustamente l'accappatoio uomo-donna in spugna, celeste per lui, rosa per lei. Mi piaceva quello col fiorellino qua. Va bene. Va bene. E poi mi servirebbe un copripiumone come quello che ho visto all'ingresso con il cuoricino. Sì. Bello quello. Tutto il negozio. Tutto il negozio. Puoi prendere tutto il negozio, Barbara, tu, tutto. Ma tu veramente, amore, posso? Ma che cosa stai a dire? Cusio copri divane, cusio platvaghe, che se la che come? Ma stai scherzando? Ma ti prendi tutto il negozio? Vabbè, la tenga contenta sua moglie. Prima di tutto, né la mia moglie e né la mia compagna. Lei è una semplice amica e il problema è che la contento tutti i giorni. Oh.
e basta. E vabbè, ma non ho capito, proprio oggi devi incominciare dal mio negozio. Incominci dal negozio a fianco. Io l'altra battuta. Ehi, non mi, sai che c'è di bello? Che a me non interessa. Fai quello che devi fare, io ti aspetto alla casa. E vabbè, va. E tu pure qua stai. C'è? Pure qua stai. A coin bocca. È sempre questa gente che ce la fa. Ma lui, senta, aggiunga pure le pantofole. No, le pantofole, quelle di spugna, per lui e per lei. E l'imbottitura per il copripimone? Perché la vogliamo dimenticare, quella. È giù tanto pagà lui che a me che me ne frega. Che ci vediamo alla casa. Grazie. Prego. È stato gentilissimo. Ci mancherebbe. Arrivederci. Arrivederci, salve. Salve, buona giornata. Come salve? Salve, c'è da pagare il conto. C'è? C'è da pagare il conto. Ah, quindi ha comprato veramente? Eh certo. E quanto è? 1170 euro. 1100? 70 euri. 1170? Tirchia fino alla fine, lo stato puro. Cioè, l'asciugama. Che è un'altra 1200 euro. Carta? Carta o bancomat? O uno o l'altro, voglio dire. Tanto i soldi ti servono a te, voglio dire. Sì, però ha tenuto contento la sua amica. Sì, la mia amica mi sa che da domani devi andare a rubare, perché mi sta togliendo tutti i soldi. A me già mi ha rubato tutto. Mo da domani andassi a fare le rapine alla banca, la posta, cioè sta tocca. Ma li viene a ritirare lei, poi arriva il corredo a casa direttamente? No, li viene a ritirare lei. Ma almeno quelli viene a fare lei. Ok, adesso le posso dare la mano? Adesso sì, arrivederci. Ecco, buona giornata. Salve. Buona giornata, è stato un piacere. Ah, no, il mio sicuro, guarda proprio. Ciao Francesco, da poco. Dove manda a queste parti? Diciamo che mi manda la mia amica. E dove sta? Non c'è, non c'è domani, non c'è. Quella ha deciso di dimagrire, allora io ho pensato di farla venire alla tua palestra, Giuseppe. Ah, e di dove è la tua amica? Di Taranto. E da Taranto devi venire fino a qui? Giuseppe, fatto, l'ho fatto tu, quella vuole dimagrire, siccome la devo andare a prendere per venire a fare una passeggiata a Piton. Io stasera te la mando perché non ci sto, te la mando, fagli vedere la palestra, fagli visitare la palestra e di senti, ti devi mettere sotto e gli fai vedere gli attrezzi e la faccio venire da te. Tu non ti preoccupare poi se la faccio venire come la faccio venire da te. Ok, allora Francesco seguimi. Va bene, dopo di te. È proprio vero, tesoro. La fortuna bacia i belli. Grazie, amore, lo so che sono bella. Ma adesso mi chiami addirittura la tua fortuna? No, Barbara, tu sei la mia sfortuna. Non parlavo di te. Madonna, quanto sei cattivo. Solo perché non mi sono ancora concessa a te? Appunto, hai detto bene, perché non ti sei ancora concessa a te, a me. Cioè, è il problema, sai qual è? Che io invece a te concedo tutto. Soddisfo tutte le tue voglie, cara. E vabbè, che vuol dire? Che ci vuole pure un momento giusto per fare certe cose. Certo, a me stia a dire, è logico. E vabbè, scusa, perché prima hai detto la fortuna bacia i belli? Perché ho vinto al gratta e vinci. Hai vinto al gratta e vinci? Hai vinto qua. E quanto hai vinto? Lo vuoi sapere? Sì. Fatto il cazzo tu. Sei fanaco, facciamo una cosa. Vieni con me, entriamo nella vineria, andiamo a brindare, vieni. Ma io sono astemia. Tu sei astemia, io no. Aspetta, sì.
Sì. Buongiorno. Con chi possiamo parlare? Mio figlio Michele. Sì. Sì. Vieni. Salve, salve. Buongiorno. Senta, io vorrei festeggiare la mia vincita. E vorrebbe festeggiarla qui, alla vineria? Beh, perché non si può iniziare da una vineria, non posso iniziare a bere, non posso bere la mia vincita. No, no, assolutamente, no. Anzi, qui abbiamo l'imbarazzo della scelta. Prosecchi, champagne, vini, liquori, quello che volete. E io allora perché sono venuto qui in questa vineria? Perché nella vineria da te c'è tanto imbarazzo della scelta. Perfetto, sì. Anche per la signora? No, la signora astemia. No, però sai amor che cosa c'è? Che a vedere tutte queste bottiglie coloratissime, uno diverso dall'altro, mi è venuta voglia pure a me di provare. E poi amore, non vuoi che brindo anch'io alla tua vincita? A posto. Da cosa vogliamo iniziare? Senta, facciamo una cosa, iniziamo dal primitivo rosso, quello bello tosto tosto tosto, così bevi un bicchiere, se ne vende razzo placar e almeno si sta zitta, e poi io da solo un bel prosecco. Perfetto, siamo d'accordo? Come dice lui? Accomodiamoci. Sì. Accomodiamoci, là. Prego. Grazie. Buono. E da dove arriva questo vino? Questo è un primitivo di Manduria dolce, naturale. Parliamo di un 13 gradi più 4, non trattato, completamente crudo. Buono. Che ne pensi? Ottimo, amore. Però mi hai trattato male prima, eh? Hai detto che volevi che sbattessi la testa a terra. Madò. Ti chiedo scusa, non volevo dire quello, volevo dire speriamo che azzoppi la testa a terra, così cadi a terra, così almeno nell'ubriachezza ti concedi a me, capito? Almeno che te bisogna fatta ubriaca. E quasi quasi, magari dopo, dai. Magari dopo? Veramente? Senti, li riempi tutti questi bicchieri, per favore. Subito. Chissà, lo da buono. Prego. Grazie. Oh, condivi, ci sta a prendere e approfitto di te. È buono. È buono? Senti, ma voi qua fate... È solo vendita all'ingrosso oppure al dettaglio? No, signor, dettaglio o ingrosso? E che fate pure domicilio? Certo. Alla grande. Scusa, ma capina una cosa, ma che c'entra mo l'ingrosso, il dettaglio, il domicilio? Che devi fare? Amore, dopo che mi hai fatto scoprire che il vino è una cosa favolosa, poi questo vino, complimenti, è proprio la fine del mondo. Come faccio a smettere di bere? Buonissimo! Anzi, sai che cosa vorrei fare? Vorrei ordinare 3 casse di questo vino qua, altre 2 casse di quello spumante che ci ha fatto vedere poi prima all'inizio, e poi una cassa... Da morto! Una cassa da morto! Ce l'hai? Da morto no. Ce l'hai. Questa già dà i numeri da per lei. Adesso inizia pure a bere, è la fine proprio, è la fine. Vabbè, dove devo consegnare? A casa sua. A casa mia? Tu hai iniziato a bere, a casa mia devi consegnare. Non ho capito. Per il pagamento invece, come preferite? Preferisco che paga lui. Preferisco che pago io, giusto? Sì, però sei tu che hai iniziato a bere. Amore, chi non beve in compagnia o è un ladro o è una spia. E io preferisco essere un ladro e una spia. Verrebbe, dai. Ma grazie tantissimo che mi ha fatto conoscere questo nettare rosso, rubino. È la fine del mondo, grazie. Viva Bacco! Viva Bacco! Francesco! Ti amo! Io no! Complimenti, già fate effetto il vino, neanche a salutarmi. Buonasera. Buonasera. Salve, io sono Barbara. Lo so. Ah, lo sa? Allora lei vede la televisione. Che bello, finalmente vedere qualcuno che segue i nostri sketch. No, è una cosa bella perché noi ci impegniamo, studiamo, insomma, sopra e sotto, con le macchine, il gasolio, l'acqua, e studia di copioni. È bello vedere che qualcuno, dopo tanti sforzi, poi ci riconosce, che ci vede in televisione. Una bella cosa. No, guarda, mi riconosco perché mi ha parlato Francesco, è venuto stamattina Francesco. Ah. Adesso ti faccio vedere la palestra e ti provi qualche attrezzo. No, e vabbè, come faccio? Mica mi sono portata la tuta, le cose, non ho portato niente. Non ti preoccupare, ti prestiamo tutto noi. Ti prestiamo tuta, scarpa. È un buon inizio, andiamo a vedere.
È andato bene. Ci ho stancato un po', però giustamente, come hai detto tu prima, se voglio dimagrire devo faticare. Beh, che ti devo dire? La palestra pulita, complimenti, pulitissima. Poi ho fatto pure amicizia con un paio di ragazze nello spogliatoio, molto simpatiche. Quindi io mi iscrivo qua. Grazie per la fiducia, Barbara. Ma mi togli una curiosità? Dimmi. A Taranto non ce ne sono palestre? E come che non ce ne sono palestre a Taranto? Certo che ci sono le palestre. E sei venuta qui a Bitonto a iscriverti? Quello è stato Francesco che ha deciso di venire qua, hai capito? Siccome i soldi ce li ha lui, io i soldi li posso solo far spendere, capito a me? Ah, sì. Francesco è sempre quel tipo di donne si trova. Stavolta ha trovato a me. Alla prossima, ciao! Salve! Salve! Salve Francesca. Senta, la mia amica fuori mi stava dicendo, siccome dovevo comprare l'acqua, mi ha detto no, non comprare più i fardelli, sono pesanti, sono pesanti. Stiamo passando da vicino a questo negozio, acqua e fuoco. Chiediamo se vende qualche depuratore, così ti togli il peso dei fardelli dell'acqua. Non ha lo fatto so. Bene. Allora, ci sono diversi tipi di impianti. Partiamo dal base, impianto che produce acqua liscia, temperatura ambiente. Questi impianti vengono dati in comodato d'uso, si paga solo l'installazione e l'avviamento del macchinario a 120 euro e poi 65 euro ogni manutenzione ordinaria. Tutto quello che poi possa essere vizio o difettistica dell'impianto viene tutto dato in comodato d'uso, in garanzia, quindi non si pagano ulteriori costi. Poi esiste anche la macchina che produce acqua liscia e frizzante, temperatura ambiente, e poi c'è il top di gamma che produce acqua liscia e frizzante già fredda, quindi erogate già tipologie di acqua fredda subito da servire. E poi c'è la terza via per un'acqua per uso alimentare, quindi cucinare, bere, lavare frutta, la verdura, si può o mettere un rubinetto a parte sul lavello oppure avere un rubinetto sul lavello a quello esistente dove si aggiungono altre vie, quindi da non forare neanche il lavello. Bellissimo, è vero? Io andrei sul top di gamma. Sì, andresti sul top di gamma. Però, se hai sentito, ha detto che comunque si paga 120 più 65. Ma lei quando spende per i fardelli? 2 euro al giorno. Ho capito, questo per uso domestico. Uso domestico. Oh, perfetto. Io a casa ho un ufficio. Sì. Non è che c'è qualcosa, una colonnina per mettere nell'ufficio, avete qualcosa per l'ufficio? Certo, oltre ad avere queste apparecchiature che sono domestiche, c'è la linea ufficio con l'ultimo modello slim appena diciamo in commercio, dove usiamo l'acqua liscia, fredda già, per poterla usufruire anche per i vostri clienti. Tutti i prodotti made in Italy. Senta, il costo invece di quella? 1 euro al giorno. 1 euro? Al giorno. Ottimo. Mi è venuta un'idea. Che sai che faccio? Che fai? Quella a casa. Me. Mia. Quella me la metto nell'ufficio, così quando vengono i clienti, 1 euro al giorno, chiedi, volete un bicchiere d'acqua? 2 euro e guadagni pure i clienti. E l'idea non è male, è vero? Prendo sia quella che quella, va bene? Sei contenta? Sì, però io mi chiedo, sì. Ma qua c'avete pure i condizionatori? Sì, abbiamo sia la linea dei condizionatori con vari modelli, dalla condensazione al tradizionale al modello d'arredo. Scusa, e che c'entra il condizionatore, la caldaia con il depuratore? Fammi capire. C'entra perché a casa mia madre fa un po' freddo e allora mi sto prendendo un po' di reumatismi e siccome mi sveglio tutto acciaccato, ma io voglio il tuo amore tuo. Che le vuoi far venire i reumatismi? Te la vuoi portare sulla coscienza? No, no, assolutamente sulla coscienza. Però se tua madre viene e se li paga lei, è ancora meglio. Ma quell'anziana lasciala stare, senti, ci fa vedere un condizionatore. Il condizionatore però dobbiamo fare un sopralluogo, così valutiamo di che potenza deve essere in base all'ambiente dove deve essere installato. Ah, in base alla stanza che uno ha.
Sì. E vabbè, quando viene a montare i depuratori per lui, viene a vedere anche la stanza a casa di mia madre. I modelli sono così e poi ci sono altri modelli d'arredo. Sì. Bellissimo quello d'arredo. Non è che dovete rifare il bagno? Pure, no? Senti, facci qualche conto così vediamo, capiamo quanto dobbiamo spendere. Dobbiamo. Devo, è sempre di. Comunque dobbiamo vedere un po' i costi, eh? Sì. Il depuratore liscio, freddo e frizzante, mm-hmm. La colonnina per l'ufficio e la caldaia per la nonna. Ok. Sì. Ok? Chi firma paga. Sì, firma. Amor, lo sai che non posso mettere le firme in garanzia? Mi piace scherzare. E quindi ci vediamo. Sì, vi faccio chiamare direttamente dalla collaboratrice che prenderà un appuntamento. Ok, gentilissimo. Salve. Mi raccomando, a cui bocca.